Amiche ed amici, ben ritrovati, siamo qui pronti per nuove avventure. Vi vogliamo sempre curiosi ed attenti alle storie che il nostro appuntamento vi propone. Anche perché saranno tante le imprese che ci attendono, come per esempio salvare i principesse da tanti orchi, portare a termine missioni pericolose e addirittura esplorare nuove galassie ed asteroidi. Mi scusi, dottor Buca, ma dove trova il tempo di fare tutto ciò? Capisco che la sua fantasia è molto galoppante, ma quello che si propone per il futuro mi sembra un po' troppo esagerato. Miss Page, ma cara Miss Page, non sia ingenua. Oggi con le nuove tecnologie è tutto possibile stando seduti comodamente davanti al computer, come vede qua davanti. Ho capito, lei è un giocatore di videogames. Esatto, proprio così. Ora le faccio un esempio. Allora ci mettiamo qui davanti allo schermo del mio super computer e vedrà cosa sarò in grado di fare. Intanto accendiamolo, dottor Booker. Accendiamolo, giusto. Allora. Avanti! Ah no, momento, Miss Page. Momento, per cortesia, non sia così impaziente. Dottor Book, un po' di pazienza. Non sto vedendo nulla. Un attimo solo. Ecco, adesso parte. Ho la vaga impressione che non funzioni molto bene. Vedrà che adesso ogni suo dubbio sarà fugato. E poi questo è il nuovo ritrovato della tecnologia. Secondo me è l'ultimo ritrovato. L'ultimo ritrovato? Sì, perché infatti l'ho trovato in un cassonetto passando di qua e allora era abbandonato e l'ho ritrovato l'altro. La sua tirchieria, guardi, è conosciuta in tutto il mondo, anzi ecco. È intergalattica, allora. Interspaziale, in tutto. Stia calma. Ecco, stia calma. Allora, ci siamo. È pronta allora per giocare a Mission Impossible? Prego. Ripeto, è pronta per giocare a Mission Impossible? Mission Impossible? Dottor Book? Vabbè, giochiamo a Mission Impossible. Avanti, forza. Il mondo dell'informatica ci attende con i suoi colori e le sue emozioni. Via, avanti. Veramente vedo una... Scusi, un attimo, si sposti un attimo. Ma devo digitare. Vedo solo una scritta. Saranno le istruzioni, il conteggio del punteggio, insomma. No. C'è scritto... Scusi, aspetti un attimo. Diamo un altro occhiale. C'è scritto... Le ricordiamo che siamo in attesa del pagamento della sua... Ultima bolletta del gas. No, questo qui non c'entra niente. Ripetiamo di nuovo. Allora, ecco qua. Ecco gli ostacoli che il nostro eroe deve superare. Ma io vedo solo dei mattoncini. A mattoncini? Sì. Mattoncini, no, guardi, questo è un altro gioco. Ora siamo pronti. Mi hanno imbrogliato, lo sapevo. Passiamo ad un altro gioco. Ho l'impressione che lei non sia un grande stratega. Anche i grandi eroi e i grandi condottieri fanno degli errori. Ora stia attenta, guardi questo gioco. Questo gioco si chiama Space Battle. Prego? Come si chiama, scusi? Space Battle! Esatto, Space Battle. Che cosa consiste, scusi? Ci sono astronavi ed equipaggi che si danno battaglia per il possesso di un asteroide che racchiude un tesoro di pirati spaziali. Più che un'astronave, vedo un semplice idraulico che saltella di qua e di là. Idraulico? Idraulico, ha detto? Sì. Va bene, ho proprio bisogno. Aspetti che prendo il suo numero di telefono, sa, ho il... Ma non è reale, è virtuale. Ah, come vede, cara Miss Page, io sono fatto per il mondo dei videogames. Il mondo virtuale, io sono pieno di virtù. Mi permetta a questo proposito di esprimere qualche dubbio. Lo sa vero che continuare a giocare ai videogames... crea una certa dipendenza. Come dice Miss Page? Ma come sta parlando? Come sempre. Prima che la situazione precipiti, è meglio passare alla nostra super sigla. Oh, mamma mia, vedo un gattaccio! Oh, che paura, resto di ghiaccio!
Topino scappa, quello ti pappa. Bene, Topino se l'è cavata. Ma tu micione, che gran bravata. Non si spaventano così i topini. Sono così teneri, così carini. Quanto papparseli non è elegante. Anzi, diciamolo, è bruttissimo. E se un bel giorno toccasse a te? Se ti pappassero come un bignè. Forza, ti ho detto, Molly Sorcetto. Ti verso il latte, so che ti piace. Purché i topini li lasci in pace. E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto astuto. E sta in montagna fra gli orsi e i lupi. E non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa? Te la leggiamo una riga a testa. E drizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia. C'era una volta. Oh, benissimo. Ed ora, dottor Book, dottor Book, c'è? Si svegli, c'è, si c'è, svegli. Sì. È ora di iniziare la nostra trasmissione. Avanti, e con il nostro primo libro. Lui era un computer portatile. Era in pausa da una settimana nel grande salotto luminoso. Stare rinchiuso in camera non gli piaceva, perché da lì non vedeva le belle vetrate, le colline innevate che scendevano sino in paese in un armonico movimento. Ora si stava riposando. Il gatto Piombino girava furtivo per casa e ogni tanto saltellava sui tasti del PC, come un equilibrista che cammina su una fune sottile. In quell'inverno, alle porte, il suo musetto a punta era interessato ad ogni genere di calore e lo trovava ovunque. D'estate, invece, era incuriosito dalle mosche. Le osservava attentamente e poi, con un agguato, le afferrava quasi fossero crocchette appetitose. Il computer si divertiva e si trasformava in uno spettatore attento di quelle scene. Il mondo degli umani lo incuriosiva. Un mondo di animali a due gambe che pensano, lavorano, piangono e solo a volte si divertono e giocano. Sì, perché gli adulti facevano fatica a giocare come i bambini e con i bambini. Lo chiamavano Lobsan, cuore saggio, ma non era un oggetto fatato delle fiabe. Era invece uno strumento tecnologico, una forma di magia inventata dagli adulti. Il PC aveva uno schermo che era i suoi occhi, un hard disk che era la sua memoria e tanti delicati tasti che rappresentavano i suoi cinque sensi. Il collegamento ad internet permetteva il suo contatto con il mondo. Così non si sentiva solo e condivideva con altri amici informazioni, comunicazioni, speranze e progetti. Il mondo di internet era una realtà parallela dove c'erano buoni e cattivi. Anche se a volte questi ultimi, i cattivi, si spacciavano per buoni. In quella dimensione virtuale, non visibile direttamente, anche questo era possibile. Se avesse potuto, avrebbe avvertito i bambini dei tanti pericoli della rete, li avrebbe protetti come fa la chioccia con il pulcino quando arrivano la volpe o la donnola. I genitori di Carlotta erano molto attenti e le stavano accanto ogni volta che lui veniva acceso per farla divertire. «Sei occhi attenti oppure quattro vedono meglio», pensava Lobsan, mentre si lasciava sfiorare i tasti dalle piccole dita di Carlotta. «Che solletico!» Rideva a crepapelle, mentre i polpastrelli della bambina ticchettavano veloci sui suoi tasti. Il tempo gli pareva sempre poco quando stava in compagnia della sua amica Carlotta, ma il tempo per stare insieme era scandito da regole precise, momenti stabiliti da mamma e papà. La bimba si esibiva in capricci e strilli, ma lui si copriva con le cuffie le orecchie grandi, virtuali anch'esse, per non sentire. «Voglio restare ancora con il mio PC!» urlava la ragazzina. Ma la voce forte del papà si faceva sempre rispettare. «Le regole sono regole», tuonava con un vocione da temporale. Il mondo che il computer apriva a Carlotta e al suo amato Piombino, grazie al suo grande schermo, era come un prato con tanti fiori e animaletti da scoprire. Farfalle, formichine, margherite. Una distesa di conoscenze da vedere e leggere con attenzione e curiosità. Gli occhi si facevano aperti, attenti, grandi. Lobsan, il PC con il cuore, temeva i virus. Sì, perché quella scatola con i tasti, che pareva fredda e lontana, aveva pure un cuore. Un cuore grande, attento ai bambini.
Ma c'erano quei maledetti virus che lo avrebbero annientato se fossero discesi in picchiata. Come quel giorno d'inverno, quando fuori stava nevicando e tutto si fece buio all'improvviso. Sì, era un giorno qualsiasi, di un mese qualsiasi, ma non accadde una cosa qualsiasi, ma qualcosa di terribile. E così che ebbe inizio la nostra storia. Improvvisamente degli aerei monoposto fecero comparsa sul monitor. Erano veloci, sembravano impazziti ed erano guidati da omini scuri in volto, con un grosso naso da strega che scendeva sui loro denti neri e una bocca sempre spalancata, mentre annaspavano in cerca di ossigeno e notizie che divoravano avidi, facendole poi scomparire per sempre. Dati sensibili e dati utili quel giorno vennero cancellati e annientati al loro sopraggiungere, imprevedibile e silenzioso. Quei virus avevano una missione segreta e viaggiavano in incognito, sferrando attacchi inaspettati. Sganciarono delle piccole bombe invisibili e lui, il PC, si dimenticò tutto. Divenne un portatile smemorato, senza dati, e restarono solo le sue emozioni. Per fortuna, non esiste virus al mondo che possa cancellare le emozioni. Restano nel cuore, reali, possibili. Piombino e Carlotta rimasero senza parole, mentre fuori la neve continuava a scendere veloce. Il loro amico era andato in tilt. Loro erano in tilt, disperati. Che fare? Beh, amici, se volete sapere come continua questa storia, vi consigliamo di leggere Un computer dal cuore saggio di Mauro Zenda e Rosa Rita Formica. Ed ora, cara Miss Page, come lei sa, non corriamo a precipizio, è il momento del servizio! E siamo ospiti della bellissima biblioteca di Valeggio. Naturalmente vogliamo parlare anche con Marco Del Forno, che è un assessore con delega alla cultura, tra le altre deleghe che l'assessore lei ha in questo difficile compito di amministrazione di un comune così complesso e bello appunto come Valeggio. Grazie. Ecco, vogliamo subito domandarle, assessore, quali sono le iniziative che l'amministrazione comunale intraprende in collaborazione con la biblioteca e a chi sono rivolte tendenzialmente? Certo. Allora, beh, grazie intanto dei complimenti, siamo onorati e contenti di avervi ospiti nella nostra biblioteca, nella nostra struttura. Questo è un palazzo oltretutto storico che ha ospitato anche Napoleone, quindi insomma siamo contenti che adesso sia un luogo dove si svolge la cultura, il cuore un pochino, perché poi la cultura è nel territorio, è fatta dalle persone, il cuore è un po' della culturale di Valeggio. È stato ristrutturato una decina d'anni fa, quindi adesso c'è da 10 anni la biblioteca. Allora, intanto una premessa: cultura per noi vuol dire il vissuto delle persone, il crogiolo del sapere, ma anche della persona, del vissuto delle persone. Per cui uniamo questi due aspetti, quindi i libri, la conoscenza, ma anche il conoscere le esperienze che vogliono raccontarci alcuni valeggiani, il conoscere anche esperienze importanti di altri, non di Valeggio, eccetera. Dico queste cose perché una delle iniziative che poi si è interrotta con il Covid era quella di conoscere soprattutto giovani valeggiani che hanno fatto esperienze particolari all'estero. Quindi avevamo iniziato un ciclo che era Fatti un'idea, no? Fatti un'idea di come possono esserci diverse esperienze. Comunque qua dentro adesso abbiamo qualche restrizione causa Covid, soprattutto di natura legata agli spazi, e quindi proprio stavamo parlando anche con le nostre bibliotecarie come poter riniziare a camminare e a proporre iniziative di presentazione di libri, ma anche libri abbinati con la musica, qualche concerto, qualche racconto, appunto esperienze, soprattutto di giovani, ma anche non, raccontarci di viaggi, eccetera. Questa è un po' l'idea.
per noi appunto però cultura significa una visione un po' ampia, per dire abbiamo in mente la realizzazione di un museo del territorio dove poter rappresentare, e qui ci potrebbero essere gli spazi nella parte non ancora ristrutturata, dove poter rappresentare un po' il territorio, la sua storia e le sue caratteristiche in modo da poterlo tramandare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai valigiani che magari conoscono frammentariamente o alle persone che giungono come turisti, come nostri ospiti e possono conoscere appunto in un luogo deputato qualche frammento della nostra storia. Un pochino questo. Ecco, adesso parliamo un po' della sua gioventù, no? Andiamo un po' indietro. No, tanto, tempo. Poco, dai. Poco, perché ci mancherebbe altro. Ecco. Ecco, vorremmo sapere, Assessore, qua siamo proprio in una casa dei libri, nel vero senso della parola. Vorremmo sapere, qual è il libro che le è piaciuto di più quando era giovane, quando era bambino, oppure quando stava crescendo, l'ha impressionato? Perché è vero che un libro può cambiare la vita, è verissimo. Sì. C'è un titolo, o sì, più di un titolo. Allora, a me piace Gianni Rodari. E Favola del telefono era un po' il libro che, insieme ad alcuni altri di Gianni Rodari, che mi aveva un po' accompagnato, vuoi per appunto per con l'aiuto degli insegnanti che l'avevano un po' indicato, ma quello che mi ricordo è Gianni Rodari proprio per la, come dire, per sempre quell'ironia, quel gioco di parole, quella fantasia che contengono i suoi libri e che univano appunto anche l'uscire dal mero racconto della realtà, ma entrare in un mondo fantastico, però un po' controverso, un po' con anche dei non sensi. Questo mi ha sempre un po' stuzzicato. Quindi per me Gianni Rodari, oltretutto c'è anche una ricorrenza, mi pare, quest'anno, e quindi ma maggior ragione. Ecco, e senta, e adesso cosa sta leggendo? Sempre che abbia tempo di leggere, naturalmente. Allora, mi intrigavano un pochino, perché durante il lockdown avevo visto un po' di The Crow legato alla regina, allora ho preso, io purtroppo, lo dico a bassa voce, che non senta nessuno, io, a me piace stanno... leggere di più, che trovo un po' più comodo sul tablet. Quindi vedo delle sguardi un po'. Comunque, vabbè, The Crow, e allora stavo leggendo qualche libro legato alla regina, alla corona inglese. Ho letto recentemente un libro su Craxi, che è una figura complessa, ma sicuramente molto interessante. Stavo leggendo adesso un libro di Lucetta Scaraffia, l'ultimo recente, che è una specie di romanzo ambientato nel Vaticano. Ecco, ci sono due o tre cose che mi tengo lì. A disposizione. esatto. Allora, caro Assessore, noi la ringraziamo veramente, naturalmente, e a lei, come a tutte le persone che ci stanno seguendo dall'altra parte dello schermo, non possiamo che augurare una buona e felice lettura. Abbiamo così scoperto che anche un computer speciale può avere un carattere molto sensibile. Beh, provare sentimenti di antipatia o di simpatia è comunque tipico degli esseri umani. Per esempio, mi spinge, le faccio un quiz. Io le sono simpatico? Prego. E ripeto, le faccio il quiz. Io le sono simpatico? Preferirei non rispondere a questa domanda, anche perché non vorrei rovinare la trasmissione. Lei è sempre pronta a mettere in luce ogni mio difetto, ma avrò pure qualche pregio. Ho capito. Come non detto. Il fatto è, dottor Buck, che noi siamo diversi, molto diversi, quasi agli antipodi. Si può anche andare d'accordo, come ci dice questa filastrocca. Amo l'inverno. E io l'estate. Amo gli gnomi. E io le fate. Amo la seta. E io il cotone. Amo la tigre. E io il leone. Amo la giostra. Io l'altalena. Amo i delfini. Io la balena. Amo la steppa. E io le dune. Beh, non abbiamo niente in comune.
Amo il prosciutto. E io la frittata. Amo l'arrosto. Io l'insalata. Amo le arance. Io le papaie. Amo il grano turco. Io le risaie. Amo l'azzurro. Io il verde giada. Amo la pizza. Io il pesce spada. Amo le rocce. Io le lagune. Beh, non abbiamo niente in comune. Amo una cosa che ancora non sai, ma se a me piace, tu lo odierai. Neanch'io ti ho detto che amo una cosa, ma se a me piace, ti sarà odiosa. Se me la dici, dico la mia. Mi piace leggere, mi dà allegria. Parli sul serio della lettura? Oh sì, la trovo un'avventura. È sorprendente, l'ho scelta anch'io. Oh, finalmente un accordo c'è. Io leggo a te. E tu leggi a me. E amici ed amiche, era tratto da Tu leggi a me, io leggo a te, di Mary Ann Oberman. Ha visto? Quindi è dimostrato anche scientificamente attraverso il filastrocche che due persone agli antipodi che provano sentimenti, emozioni completamente diverse, assolutamente, sì, possono andare benissimo, sì, d'accordo. E la prossima storia parla proprio di una ragazzina scatenata e di un ragazzo molto timido. Mm. Secondo lei sarà un'amicizia possibile? Beh, lo vedremo ascoltando questa storia. È il mese di maggio. La scuola sta per finire e il maestro Gustavo ha deciso di organizzare la recita di fine anno. La classe metterà in scena la Bella Addormentata nel bosco. Azzurra, tu farai la Bella Addormentata e Rosino sarà il tuo principe azzurro. Alla notizia, Azzurra e Rosino si guardano perplessi e provano ad immaginarsi nei rispettivi ruoli. Azzurra pensa: Rosino non sa andare a cavallo e Rosino pensa: Azzurra non riesce a dormire bene come me. Ecco com'è andata. Azzurra viene al mondo in un caldo pomeriggio d'estate. È una bambina sana, robusta, con due occhi grandi color blu intenso. Appena nata, anziché piangere, spalanca gli occhi e comincia a guardarsi attorno con aria curiosa. L'infermiere, la dottoressa e gli stessi genitori rimangono stupiti per quello strano comportamento. Lo stesso giorno si festeggia la nascita di un altro bambino dalla carnagione rosea, i lineamenti delicati e soffici capelli biondo pulcino. Anche Rosino si comporta in modo curioso. Preso in braccio dalla mamma, fa un lungo sbadiglio per poi cadere in un sonno profondo e ristoratore. Mentre dorme, ha un'aria beata e soddisfatta. Azzurra cresce serena e forte. Le piace gironzolare all'aria aperta, alla ricerca di qualcosa o qualcuno da salvare. La bambina scruta tra i fili d'erba del giardino per vedere se c'è qualche insetto a pancia in su. Ti aiuto io a tornare con le zampette a terra! Quando il gattino della vicina si arrampica su un albero molto alto e non riesce più a scendere, non c'è bisogno di aspettare l'arrivo dei pompieri. Al primo miagolio impaurito del micio, Azzurra si precipita in suo aiuto. Non ti preoccupare, gattino! Sto venendo a prenderti! L'attività preferita di Azzurra è esplorare il mondo. Quando rientra a casa, l'unico passatempo che la diverte è giocare con il suo cavallo a dondolo. Forza, cavallino, portami in giro! Rosino ama leggere racconti e ha una grande immaginazione. Anche nella sua cameretta riesce a fare meravigliosi viaggi. Sono in un giardino incantato. Adesso mi rifugio in una grotta oscura. Ora salgo su un veliero diretto in mezzo al mare. Rosino fa splendidi sogni ad occhi aperti, ma quando si addormenta diventa il protagonista di avventure ancora più fantastiche. Eccolo trasformarsi in un giardiniere esperto nella coltivazione di piante esotiche, in un marinaio nell'oceano indiano, in un giocoliere di un circo vestito di mille colori. L'attività preferita di Rosino è dormire per sognare. Per svegliarlo basta preparare una cioccolata calda e quando l'odorino arriva nella cameretta di Rosino, che profumino! Lui corre in cucina. Oh. Che strana la scelta del maestro Gustavo. Io non sono né dolce né delicata, figuriamoci addormentata.
Protesta azzurra. Beh, io non ho niente in comune con i principi azzurri delle fiabe. Ribatte Rosino. I due bambini decidono quindi di fare di testa loro. Il giorno della recita entrambi arrivano con i vestiti di scena. Benissimo, dice il maestro Gustavo. Azzurra indossa un bel vestito rosa confetto con pizzi, trine e merletti ed un grazioso paio di scarpette laccate bianche. Rosino invece veste una casacca color celeste e oro, una calzamaglia ed un cappello con una penna bianca. All'applauso del pubblico di mamme e papà, compagni di scuola, maestri e maestre, i due salgono sul palco. E come andrà la recita scolastica, non vi resta che scoprirlo con la principessa azzurra di Irene Biemmi e Lucia Scuderi. Dottor Buck, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma vogliamo ringraziare, dobbiamo fare dei belli ringraziamenti oggi. Sicuramente dobbiamo ringraziare i due tecnici che sono pazientissimi. Bravissimi. Esattamente Luca e Fabrizio. E poi parte. Dove ci troviamo oggi? Ci troviamo, non l'abbiamo detto, ma lo diremo magari prossimamente, ci troviamo esattamente alla biblioteca di Valeggio, che è ospitata dal grande e bellissimo Palazzo Guarienti, un palazzo storico dove addirittura si è Napoleone ha incontrato l'ultimo colonnello della Repubblica Serenissima per firmare l'armistizio. Ma dottor Buck, e qui finisce? Questo libretto. Finisce quello. Che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamolo. Sono migliaia. Leggi al mattino. Leggi alla sera. Sul tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere. In compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo. A te. Alla prossima!